Quella del Romano sarà una sfida delle polemiche che covano sotto la cenere a partire quelle che sono scoppiate in estate, l'estate scorsa, la paventata fusione, poi il battibecco sui media tra Casale e Iannicello, un battibecco che si è, come dire, rialimentato dopo l'ultima sfida, quella del Lando d'Elia, una sfida delle polemiche, se vogliamo definirla così, un botta e risposta abbastanza animato. Noi invece abbiamo ascoltato, meglio, i colleghi di User TV hanno ascoltato uno dei tanti ex di questa sfida. Vediamo che cosa ha detto. Sì, effettivamente le vicissitudini di questo fine di campionato hanno protratto un pochino troppo. Sai, le squadre, non dobbiamo dimenticarci che stiamo in un campionato dilettantistico, quindi probabilmente la federazione dovrebbe essere un pochino più celere per quanto riguarda certe situazioni. Comunque ci stiamo preparando perché sarà una grande partita, una partita molto difficile, secondo me, con due squadre più o meno uguali sotto il profilo sia tecnico che tattico che fisico. Sarà una bella partita davvero. Qualora il giudice sportivo, la Procura federale, decidesse per lo spareggio tra Paolise e Grotta, in contemporanea Paolise Grotta ed Eglanese, Grotta Eglanese, sarebbe qualcosa che viene meno al calcio spettacolo. Assolutamente sì. Penso che se facessero queste due partite in diverse date, probabilmente sarebbe un bene per tutti gli sportivi che potrebbero vedere tutte e due le gare, perché sicuramente sono due belle gare, sia Grotta Eclanese, ma anche Paulisi-Cervinare è una gara da vedere. La seconda miglior difesa di questo campionato contro il secondo miglior attacco, questi e tanti altri numeri della sfida del Romano. Vediamo. 58 i gol realizzati dal Grotta, secondo attacco del campionato. 35 di questi sono arrivati al Romano di Grotta Minarda, dove la squadra giallorossa ha incassato appena 10 gol, di cui 7 sotto la gestione Casale. 24 le reti subite dall'Eclanese, seconda difesa del campionato, dopo il Cervinara, la migliore in trasferta al pari dei Caudini con 14 gol incassati. 6 le vittorie in trasferta dell'Eclanese, nessuna però arrivata in uno scontro diretto, il bilancio è di 2 pareggi a Cervinara e Grotta Minarda e 2 sconfitte a Paulisi e Solofra. 2 le sconfitte casalinghe del Grotta, di cui una sola sotto la gestione Casale nel derby collariano, 9 le vittorie all'attivo, di cui 2 negli scontri diretti con Paulisi e Solofra, 2 pareggi invece con Cervinara ed Eclanese a fronte di 4x totali al Romano. 4 i punti conquistati dal Grotta nelle sfide di campionato con l'Eclanese. Al Romano nel girone d'andata finì 0-0, mentre nel recente incrocio del Lando d'Elia a spuntarla sono stati giallorossi con un rigore di Tranfa. 5 le reti di Raffaele Capone e Domenico Calabrese, i difensori esterni più prolifici del campionato. 2 gol su punizione per il primo, una tripletta all'attivo per il secondo. Il centrale più prolifico è invece l'ex Gianluca Guardabascio, ora in forza all'Eclanese. 4 reti tutte di testa per lui. 9 l'apporto realizzativo degli under gialloblu, Coppola il più prolifico con 4 gol. 2 centri per Barbiero e De Grutola, 1 per l'ex giallorosso Grasso. 21 le marcature di Vincenzo Torsiello, che ha sfondato il muro delle 20 reti per la settima stagione di fila, 4 in meno rispetto alla passata stagione, quando vinse il titolo dei marcatori in coppia con De Stefano del Mugnano. Alla base di queste statistiche ovviamente ci sono una fase difensiva, una fase offensiva che, come in occasione di Paulisi Cervinara, abbiamo cercato di analizzare con Mister Sabato Peluso. Passiamo invece all'analisi dell'altro match dei playoff Grotta-Eclanese. La caratteristica più importante forse della fase offensiva del Grotta è proprio sono i calci piazzati e i calci da fermo. Trovano in Torsiello e Bizzarri due interpreti sicuramente eccezionali. In questo caso vediamo un calcio d'angolo di Bizzarri tagliatissimo verso l'area di rigore che trova Calabrese pronto sul secondo palo. E in questo caso invece Torsiello a giro, sempre molto teso, trova di nuovo Calabrese a centroarea. Bizzarro invece ha una caratteristica di avere un calcio potente e tagliato, sui calcio d'angolo predilige centrare il primo palo. Sempre Giovanni Bizzarro, in questo caso vediamo come da calcio piazzato trovi l'angolo giusto. La fase offensiva del Grotta, data anche dal modulo di gioco che prevede 3 difensori, e prediligono proprio questa impostazione saltando quasi sempre i centrocampisti, allargando il gioco più in ampiezza che in verticale. Possiamo vedere anche da questo frangente come
preferiscono verticalizzare subito o per l'esterno o per l'attaccante che viene incontro. Sfruttando anche il modulo di gioco, forse le armi principali in fase offensiva sono i due esterni, due vere e proprie frecce sulle fasce, la Blaze e Capone. In questo caso vediamo una grossissima azione di Capone che si fa tipo 70 metri di campo palla a piede e con un perfetto passaggio al centro trova Tranfa. Qui invece vediamo la classica parabola di Calabrese sul secondo palo per Tranfa che colpisce poi la traversa. Qui ancora Capone, cross bellissimo dalla destra, trova Tranfa e Tranfa a sua volta trova un grandissimo Florio. Mentre il Grotta è forte sugli esterni a mettere questi cross tagliati per l'attaccante, dall'altra parte trovano due difensori molto preparati sulla fase difensiva e soprattutto nel gioco aereo. C'è da dire e da sottolineare che Leclanese è una squadra che difende con un baricentro abbastanza basso, creando due ottime linee difensive. Tra i difetti forse possiamo evidenziare i due centrali di difesa molto simili fisicamente che mentre dicono e non poco la loro sulle palle alte forse vanno un po' a difettare palla a terra e in particolari occasioni di velocità. Come in questo caso possiamo vedere come Torsiello con un rapido cambio di movimento mette in difficoltà addirittura un raddoppio delle Leclanese. Passiamo invece alla fase offensiva delle Leclanese, anche loro fanno delle palle inattive il loro punto di forza. Vediamo come qui 5 trovi sul secondo palo guardabascio che fa una perfetta sponda per Pino al centro dell'area che trova il gol sul primo palo. Qui invece 5 direttamente da punizione trova guardabascio perfettamente piazzato in area che la mette dentro di prima intenzione. In fase di costruzione sicuramente una delle manovre più praticate dal Leclanese è sull'asse 5 Ruggiero, in particolare un po' tutto Leclanese che si muove in virtù del suo numero 10. Vediamo come in tante occasioni è proprio 5 a cercare Ruggiero che va o a finalizzare o a servire i compagni a centro area. In questo caso ancora 5, come possiamo vedere, verticalizzazione improvvisa quasi a memoria sulla sinistra per Ruggiero che poi da un angolo estremo trova un grandissimo gol. Questo movimento di Ruggiero ad allargare il campo permette poi l'inserimento delle mezzali, in particolar modo quello di Avallone. Una delle caratteristiche principali delle Leclanese di Bozzi sicuramente sono le transizioni alte. Come possiamo vedere dalle immagini, contro il Cervinara, un recupero palla su un errore difensivo lo sfruttano alla perfezione puntando subito la porta con Ruggiero. Contro il Goti qui possiamo vedere come approfittino subito di un errore difensivo sempre con il solito Ruggiero. Proprio questa caratteristica potrebbe creare non pochi problemi al Grotta. In fase difensiva abbiamo riscontrato qualche difettuccio, forse uno dei pochi, sul centro-sinistra, proprio sull'asse Cioffi-Calabrese. In questo caso possiamo vedere come Calabrese, forse per eccesso di sicurezza, sottovaluta il pressing avversario e, perdendo palla, regala praticamente il gol a De Stefano. Come abbiamo potuto vedere dall'analisi, sicuramente sarà una partita combattutissima perché i pregi dell'una si equivalgono ai pregi dell'altra e viceversa, quindi possiamo effettivamente dire che sarà una partita giocata fino all'ultimo e magari si deciderà proprio su una palla inattiva. 4-3-1-2, il modulo preferito da Salvio Casale, anche se nella sfida recente in campionato contro Leclanese ha optato per il 3-4-2-1. Franco. Diciamo che è un modulo che mister Casale ha fatto giocare i suoi ragazzi in diverse gare, perché con tre difensori, Visco, Capossela e Cioffi, ha una grossa solidità in difesa con le due fasce coperte da Capone e Calabrese. È uno dei moduli più affidabili, uno dei moduli che potrebbe adottare nella prossima sfida. Oltretutto ricordiamo che Visco è un 96, quindi è un fuori quota anche. 4-3-3 invece per mister Bozzi, da capire se l'under Coppola verrà impiegato basso, esterno basso a destra oppure mezzala. Da questo punto di vista è molto flessibile il 4-3-3 di Bozzi. Sì, sicuramente, anche perché Coppola è un giocatore duttile, può ricoprire più ruoli, poi è un 98, quindi diciamo gli toglie la classica castagna dal fuoco in tante occasioni, in tante parti del campo. Diciamo che fa leva sulla difesa molto Leclanese. La difesa del Leclanese è una difesa
se portata fuori può avere delle difficoltà, vale a dire guardabasket senza Verino portati fuori dall'area possono avere difficoltà, se giocano con faccia alla palla difficilmente sono superabili. Mister Peluso ci ha spiegato ovviamente perché Ruggero e Torsiello sono stati un po' la delusione delle due sfide di campionato tra Eclanese e Grotta, ovviamente non sarà questo l'unico duello della partita del Romano. La porta Ruggero, tunnel di Ruggero, attenzione, entra in area di rigore, la finta ancora, un dribbling, contro dribbling e il gol, un gol fantastico Ruggero! Bravo Mondambi, sarebbe Torsiello, che può in porta e segna un gol fantastico! Prima poteva far male, Calabrese, la palla a giro e il gol proprio di Calabrese! Ruggero Torsiello sarà ovviamente franco la sfida a distanza tra i due giocatori di maggior estro, ovviamente però Ruggero si troverà di fronte su quella fascia un certo Capone che di gol ne ha fatti tanti, anche su punizione ne ha fatti soprattutto di assist tanti. Ma Capone è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli in difesa, oltretutto è un giocatore che non disdegna di andare sotto porta, è un gran colpitore di testa nonostante non sia altissimo. È uno dei duelli più belli anche perché a mio parere pure se parte lontano Ruggero viene preso in prima battuta un centrocampista e poi arriva in difesa e trova la classica gabbia. Dall'altra parte Torsiello avrà lo stesso problema, però se gioca statico è facile preda dei due difensori dell'Eclanese. Non disdegnerevolo in tutto questo contesto abbiamo dimenticato Bizzarro, che Bizzarro alla fine è un giocatore alla Ruggero, un giocatore che in serpentina scavalca facilmente gli avversari, riesce a trovare la porta, ha nell'assist uno dei suoi colpi migliori. Diciamo che è una bella gara, forse leggermente svantaggiato a mio parere a centrocampo l'Eclanese, perché il centrocampo del Grotta, Squarciafico, appunto Bizzarro, uno dei fuoriquota, è abbastanza solido sotto il punto di vista di rottura. Hai introdotto altri due duelli, Franco, uno è quello tra ovviamente uno dei migliori difensori di questo campionato, ovvero Gianluca Guardabascio, 4 gol e tantissime prestazioni da incorniciare, c'è un mismatch di velocità con Torsiello, ma anche a favore ovviamente del giocatore di Salvio Casale, ma anche un mismatch a favore del giocatore di Bozzi, in quanto è fisicamente molto più strutturato. Sì, sicuramente molto più strutturato, un giocatore eclettico nonostante sia all'apparenza lento, però non è un giocatore lento, ha bisogno di progressione, ha bisogno di qualche metro in più, però non è un giocatore lento, però in area è un gladiatore. Per quanto riguarda invece le sfide a centrocampo, ovviamente ci sarà un osso duro per Luigi 5, ovvero Squarciafico, Squarciafico che in qualche modo potrà fare interpretare la gara così come ha fatto in occasione di Grotta Paolisi, no? Andando a bloccare la fonte di gioco, e sarà anche una sfida a distanza con Bizzarro per quanto riguarda i calci di punizione, forse i due migliori tiratori della categoria. Sì, vabbè, Luigi 5 lo conosciamo, sappiamo benissimo che ha nel piede il suo giocattolo preferito, quindi riesce a trovare l'assist e anche il gol con il piede che si ritrova. Però dall'altra parte Squarciafico a me piace perché è un giocatore di estro sotto porta, però è molto agonisticamente valido, il classico calciatore che lo trova su tutti i palloni, cattivo quando serve. Diciamo che forse non me ne vogliono le punte, il più bel duello della gara. E poi l'ultimo duello, ma sicuramente non inferiore agli altri, Calabrese è un po' la certezza di questo Grotta, 5 gol in campionato, una tripletta addirittura contro il Solofra, contro forse la rivelazione, no? Il 98 Coppola, che su quella fascia ad esempio contro il Cervinara fece una grandissima partita. Sì, diciamo che Calabrese dovrebbe avere dalla sua, almeno dalla carta, l'esperienza, il fatto di aver militato in categorie superiori, il fatto di avere
un passo leggermente diverso, dato anche dalla fisicità dei due, però dall'altra parte il 98 Coppola ha 98 sulla carta, 98 di età, però in campo non lo si vede proprio che sia un fuoriquota, anzi spesso si comporta da veterano. Una partita che in campionato è finita 0-0 all'andata, 1-0 calcio di rigore di Tranfa al ritorno, una partita molto più difficile da interpretare, da leggere. Secondo te chi ha un vantaggio? Ma il vantaggio lo dà il responso finale del campionato. Il Grotta ha un leggero vantaggio, però come ho detto per il Paulista Cervinara, è un vantaggio esiguo perché si gioca... il match della vita, possiamo definirlo, il match per chi va in finale e cerca il salto di categoria. Certamente sarà una partita da spettacolo tra Grotta e Declanese, è un derby, i tifosi del Grotta sono encomiabili, non posso dire altrettanto del Declanese, anche se spero che da Mirabella si muova una buona carovana di tifosi, cosa che non hanno fatto mai durante il campionato, però è una gara che richiamerà tante persone. Se non c'era il big match di Marcianise, forse era una gara da 2-3 mila persone. E allora siamo in chiusura, Sport Channel e User TV vi regaleranno le emozioni del Romano, del Progreditur di Marcianise questo weekend, soprattutto a Marcianise saremo presenti con tutte le nostre forze, Franco, 4 telecamere, diretta televisiva, diretta streaming, e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che abbiamo puntato fortemente su questa gara perché User TV è della Valle Caudina, quindi non può perdersi sul territorio una gara del genere. Sport Channel è il nostro partner, una simbiosi veramente unica. Abbiamo optato con il direttore Ingino di arrivare a questa gara al meglio, al top. Tu sarai uno dei telecronisti, già ne abbiamo parlato, sicuramente cercheremo io e te di deliziare il pubblico, poi ci saranno i tanti cameraman, i tanti servizi da bordo campo, ci sarà Giacomo Siglietti che ci commenterà le fasi salienti della gara. Diciamo che possiamo dire al pubblico non perdete questa partita per lo spettacolo offerto in campo, ma anche per lo spettacolo che offrirà Sport Channel e User TV insieme. E poi domani User TV vi offrirà anche un approfondimento praticamente a poche ore dalla gara, Franco. Sì, ci sarà un approfondimento con Ezio Liccardi e Giacomo Siglietti che sono stati gli opinionisti durante tutto il corso del campionato, sono degli ottimi, hanno delle ottime potenzialità e soprattutto non hanno peli sulla lingua, quindi sicuramente con loro ci delizieremo a capire non tanto la fase che abbiamo visto oggi e l'abbiamo studiata oggi, ma parleremo un pochino del contorno, di come si vive, di come vivono i giocatori, come arriveranno i giocatori, aspettative del pubblico, tante altre cose. Veramente non perdete questa domenica di sport, ma soprattutto di grande calcio. Grazie per essere stati qui con noi, grazie a Franco Pitaniello. Grazie a voi. E allora... a domani e soprattutto a domenica.